Allora, ieri ho cominciato a introdurvi questo concetto legato al concetto della ricorsione e innanzitutto come vi è sembrato? La cosa vi sembra chiara? Che idea vi siete fatte di questa tecnica? Dovete fare attenzione perché la tecnica della ricorsione sembra una cosa... appena uno la studia sembra molto naturale, molto intuitiva, e in realtà fare un ragionamento ricorsivo è una cosa di una certa complessità e bisogna capire in maniera veramente precisa quali sono i concetti di base. Allora, ripetiamo il ragionamento che abbiamo fatto ieri. In sintesi abbiamo detto che esistono delle strutture dati che sono intrinsecamente ricorsive, cioè che possono essere definite mediante una definizione ricorsiva. Questo per esempio è il concetto di sequenza. Noi possiamo dire che una sequenza la possiamo guardare come un oggetto seguito da una sequenza oppure come una sequenza vuota, cioè una sequenza costituita da zero oggetti. Questa definizione, queste due definizioni abbinate, ci permettono di esprimere, mediante questa definizione, un qualunque esempio di sequenza. Allora, la sequenza vuota, per definizione, rientra in questa categoria, perché abbiamo detto che una sequenza può anche essere una sequenza vuota. Una sequenza fatta da un solo elemento ancora rientra in questa definizione perché è un elemento seguito dalla sequenza vuota. Una sequenza invece con due o più elementi la possiamo guardare come un elemento seguito da una sequenza. Quindi questa è una definizione intrinsecamente ricorsiva. E abbiamo fatto alcuni esempi anche in natura e abbiamo richiamato il principio dell'induzione. E abbiamo sostanzialmente capito che quando facciamo una dimostrazione per induzione, il punto chiave della dimostrazione è dimostrare che quella proprietà è vera per un certo valore di n. In generale stiamo parlando di una proprietà che dipende da un parametro n. Allora, un parametro n appartenente all'insieme dei numeri naturali. Allora, se noi dimostriamo che questa proprietà è vera per un particolare valore n0 e poi siamo capaci di dimostrare che il fatto che è vera per un valore n implica che è vera anche per il valore n più 1, queste due considerazioni abbinate ci permettono di dire che la proprietà è vera per ogni n. Allora, quando utilizziamo il concetto dell'induzione per realizzare un programma ricorsivo, di fatto noi che cosa dobbiamo scrivere? Cioè il programmatore quando usa un ragionamento ricorsivo che fa? Fa semplicemente questa assunzione, individua qual è il caso base, cioè il caso semplice per il quale questo algoritmo riesce a dare una risposta immediata. Dopodiché il programmatore non deve esprimere la soluzione dell'algoritmo, ma deve semplicemente dire, ipotizzando che io abbia già calcolato la soluzione per il caso n-1, riesco, utilizzando questa soluzione che un oracolo mi ha dato, a costruire la soluzione per il caso n? Allora, quello che noi facciamo facendo un ragionamento ricorsivo è io costruisco la soluzione al passo n dando per scontato che qualcuno mi ha già dato la soluzione per il caso n-1. Quindi non dobbiamo esprimere l'algoritmo risolutivo, ma semplicemente come costruiamo la soluzione al passo n nota la soluzione al passo n-1, che è esattamente quello che noi facciamo quando facciamo una dimostrazione per induzione, perché l'unica cosa che dobbiamo dimostrare è che se la proprietà è vera per il caso n, questo implica che è vera anche per il caso n più 1, o se volete che la soluzione al caso n più 1 è costruita conoscendo la soluzione al caso n. Quindi le due proprietà
sia dal punto di vista matematico sia dal punto di vista della programmazione, sono perfettamente congruenti e ci permettono di realizzare un programma ricorsivo. Allora, detto questo, la domanda è: ma se noi facciamo questo ragionamento e quindi costruiamo la soluzione al passo n, dando per scontato che un oracolo ci ha dato la soluzione al caso n-1, ma questo algoritmo poi funziona? Cioè, alla fine l'oracolo non c'è, la soluzione al passo n-1 chi ce la dà? Per la soluzione al passo -1 facciamo ancora l'ipotesi che un oracolo ci ha dato la soluzione al passo n-2 e così via a ritroso fino ad arrivare al caso base, esattamente come facevamo nel caso dell'induzione. Quindi un programma ricorsivo richiede la chiamata a ritroso della funzione stessa, passandogli via via un valore ridotto del parametro n fino ad arrivare al caso base. Quindi è come se stessimo dicendo: va bene, ma rispetto al meccanismo classico, alla soluzione iterativa di un problema, la soluzione con un meccanismo ricorsivo richiede l'attivazione a ritroso via via delle chiamate ricorsive fino a che una di queste chiamate ricorsive non arriva al caso base. A quel punto la funzione ricorsiva risponde con la soluzione e io risalgo la catena costruendo di volta in volta la soluzione partendo dal caso base e risalendo fino al caso n, prendendomi a mano le soluzioni che ho costruito ai passi precedenti. Questa è l'idea base della ricorsione. Quindi, da un punto di vista di programmazione, abbiamo detto che si ha ricorsione quando una funzione richiama se stessa. Abbiamo detto che si parla di ricorsione diretta quando chiamiamo direttamente la funzione, indiretta quando una funzione A chiama una funzione B che a sua volta richiama la funzione A. Quindi, da un punto di vista proprio di programmazione, si ha ricorsione quando esistono più di un'istanza della stessa funzione attiva nel corso dell'elaborazione. Quindi nello stack ci sono due stack frame attivi che si riferiscono a quella stessa funzione. Guardiamo un esempio del programma fattoriale, che non è proprio uno degli esempi più chiari. Stamattina studieremo un altro algoritmo di ordinamento che si chiama merge sort, che secondo me è proprio, vi dà la misura chiara della potenza del meccanismo ricorsivo. Però il fattoriale ha la proprietà di essere un programma semplice e molto chiaro. Allora, e d'altro canto il fattoriale si definisce in maniera molto semplice, in maniera ricorsiva, perché io posso dire che il fattoriale di n lo posso calcolare come n per il fattoriale di n-1, quindi è come se stessi implicitamente definendo il fattoriale in maniera ricorsiva fino ad arrivare al fattoriale di 0 che è 1, e lì la ricorsione si ferma, perché poi ovviamente per i numeri negativi il fattoriale non esiste. Allora, se voglio scrivere una versione ricorsiva del fattoriale, anzi partiamo da quella iterativa. Quella iterativa ci dice che se io devo calcolare il fattoriale di x, allora mi basta fare un ciclo for dove pongo f uguale 1. Perché? Perché in questo caso è come se stessi dicendo f vale il fattoriale di 0, che per definizione è 1. Dopodiché, per i che va da 1 a x, scrivo f uguale f per i, e quindi sto costruendo questa sommatoria di prodotti attraverso accumulando i prodotti nella stessa variabile f. Cioè, prendo il valore corrente di f, lo moltiplico per i e lo metto ancora in f, e così in ciclo scriverò che il fattoriale di x è uguale a 1 per 2 per 3 eccetera eccetera fino ad arrivare al valore x. Quindi la versione iterativa, da un punto di vista dell'occupazione di memoria, ha solo le variabili che vedete definite: la variabile x, la variabile f e la variabile i. Guardiamo la versione ricorsiva.
la versione ricorsiva ci dice che, ragazzi, sempre in un programma ricorsivo ci sarà prima il caso base, cioè il caso nel quale io so risolvere il problema e dico la soluzione è questa. Sarebbe dire è quel particolare valore del parametro n per il quale la proprietà p è immediatamente verificata. E quindi dico, se x è minore o uguale di 1, allora f è uguale a 1. Perché? Perché noi sappiamo che qua, per la verità, ci vorrebbe un controllo sul fatto che x non sia un valore negativo. Ragazzi, che cosa succede se io qui passo a questa funzione un valore negativo? Qui è scritto x minore o uguale di 1. Quindi in questo caso io risponderei al fattoriale di un valore negativo passando il valore 1. In realtà la funzione dovrebbe dare una risposta particolare, un valore per dire questo fattoriale non esiste, un po' come nella rappresentazione dei numeri, quando studiamo la rappresentazione dei registri, c'è una particolare configurazione del valore di un numero reale che viene chiamata NaN, cioè not a number. Quando si verifica un errore c'è una particolare configurazione di bit che ci dice che lì dentro c'è scritto un numero che è sbagliato, quindi quello non corrisponde a un numero. Allora dovremmo fare in modo che la funzione fattoriale ci dia informazioni di questo fatto. Però è stata una scelta buona scrivere x minore o uguale di 1, perché se io avessi scritto qua come caso base, se x uguale uguale a 0 or x uguale uguale 1, f uguale 1, funzionava lo stesso. Se riuscite a rispondere a questa domanda, vuol dire che state cominciando a entrare nel meccanismo della ricorsione. Vi ripeto la domanda: se io qua avessi scritto if x uguale uguale 0 or x uguale uguale 1, f uguale 1, da un punto di vista matematico è corretto, perché se x è 0 o x è 1, il fattoriale è 1. Altrimenti scrivi questa roba qui. Quindi se avessi correttamente programmato in questo modo, questa funzione sarebbe stata robusta. Allora, la vostra collega sta dicendo, ma se metto un numero negativo che succede? Che succede? Succede che questa funzione si richiama all'infinito fino a che riempiamo lo stack. Perché ogni volta, se io gli passo per esempio meno 3, qua scrive, non sarebbe stata vera questa condizione, e quindi mi direbbe meno 3 per il fattoriale di meno 4, e così via. Quindi avrei ottenuto un valore via via sbagliato. Ragazzi, qua diciamo questo x1 deve essere x meno 1, è saltato il meno, quindi questa è x per il fattoriale di x meno 1, è un errore segnato perché questo è sbagliato, e quindi chiaramente con un numero negativo io sarei andato a richiamare all'infinito questa funzione. Allora questa scelta evita che si attivino infinite chiamate ricorsive, però non evita il fatto che per un numero negativo sto dando un'informazione sbagliata. Allora, questa forma è molto semplice, perché praticamente io non devo esprimere l'algoritmo per calcolare il fattoriale, ma dico semplicemente, guarda, è x per il fattoriale di x meno 1, cioè sto applicando direttamente la definizione di fattoriale. Chiaramente questo implica che se sto facendo il fattoriale di 100, vengono attivate 100 chiamate ricorsive della funzione fattoriale, il che significa che in memoria ci saranno 100 istanze dello stack frame di queste funzioni richiamate l'una dopo l'altra. Quando arrivo che x vale 1,
richiamando, cioè quando l'argomento diventa uguale 1, parte il caso base, e allora io faccio il fattoriale 2 uguale a 2 per 1, quello di 3 uguale a 3 per 2, e risalgo la catena fino ad arrivare a questo valore. Quindi un aspetto negativo della formulazione ricorsiva è che ho un'occupazione di memoria che è più grande rispetto a quella del caso iterativo. Beh, proviamo a vedere piano piano quali sono i vantaggi. Innanzitutto voglio dirvi che nelle architetture moderne le chiamate alle funzioni sono realizzate in maniera molto efficiente, quindi diciamo che l'overhead, cioè il costo che pago in termini computazionali per le chiamate ricorsive, sta diventando nelle architetture più moderne davvero marginale. Però ciò non di meno la memoria è un fattore negativo e richiede un'occupazione di più spazio nello stack. Quindi in generale possiamo dire che negli algoritmi ricorsivi il programmatore deve fare due cose: deve programmare il caso base e programmare il passo induttivo, cioè il modo in cui io costruisco la soluzione per il caso n avendo già ricevuto la soluzione al caso per il caso n-1. Quindi ragazzi, quello che dovete cambiare come ottica è che non dovete scrivere l'algoritmo risolutivo, ma soltanto come mettete insieme la soluzione al caso n-1 con la soluzione al caso n. L'altro aspetto importante è la terminazione. Bisogna garantire sempre in un algoritmo ricorsivo che il programma termini, altrimenti abbiamo un'esplosione di chiamate ricorsive, si riempie lo stack e il sistema operativo interviene dandoci un messaggio di stack overflow. Il numero di chiamate viene detto profondità della ricorsione, e questo ci dà un'idea dell'occupazione del costo computazionale dal punto di vista spaziale dell'algoritmo ricorsivo. Abbiamo detto mutua ricorsione, ricorsione lineare, ricorsione non lineare, quando abbiamo più di una chiamata alla funzione. Vi farò vedere con l'algoritmo di merge sort un caso di ricorsione non lineare. Un aspetto importante è legato alla cosiddetta ricorsione in coda. Che cosa significa? Quando la chiamata ricorsiva è l'ultima chiamata, quando la chiamata ricorsiva è l'ultima funzione che deve fare il mio programma, allora la domanda è questa. Abbiamo visto l'algoritmo di ricerca fatto in modo ricorsivo. L'idea è, il caso base è che io, se sto cercando un elemento in un vettore, lo trovo in prima posizione. Questo lo so fare subito. Se non lo trovo in prima posizione, richiamo l'algoritmo ricorsivo sulla parte rimanente, cioè sulla coda del mio vettore. Però facciamo una riflessione. Una volta che io faccio la chiamata, no? La mia soluzione al passo n, come la costruisco? Cioè, se l'elemento è in testa, io dico ok, è il caso base. Se l'elemento non è in testa, lo vado a cercare nella parte rimanente. Poiché la funzione ricorsiva mi restituisce un valore booleano, io non faccio altro che prendere il valore booleano che mi restituisce la funzione per restituirlo come risultato dell'intero processo, dell'intero algoritmo di ricerca. Quello che voglio dirvi è che in questo caso io non sto costruendo la soluzione al passo n utilizzando la soluzione al passo n-1, ma la soluzione al passo n-1 è direttamente la soluzione del problema. Allora, la domanda è, ma un algoritmo ricorsivo formulato in questo modo necessita
di mantenere in memoria tutte le chiamate ricorsive che sto facendo. In fondo, la funzione che chiamo al passo n, se mi risponde l'elemento che sto cercando di inviare il primo in testa, allora l'ho trovato e dico true. Se non mi risponde, vuol dire che la soluzione sta nella parte rimanente del vettore. Allora io potrei benissimo eliminare questo stack frame e lasciare il controllo direttamente alla seconda chiamata ricorsiva. La seconda chiamata ricorsiva guarda la parte, la coda del vettore, che per lei è il nuovo vettore che è arrivato, e dice: l'elemento che sto cercando è il primo? Sì, allora ti posso rispondere no. Allora vuol dire che la soluzione dell'intero problema è la risposta della chiamata ricorsiva alla parte residua. Quello che voglio dirvi è che quando c'è ricorsione in coda, io programmatore scrivo l'algoritmo in forma ricorsiva, ma un compilatore furbo traduce in linguaggio macchina il mio algoritmo in una forma più efficiente, cioè dopo ogni chiamata alla funzione ricorsiva disattiva lo stack frame della chiamata precedente e fa in modo che la risposta all'intero problema sia quella della successiva chiamata ricorsiva. In questa maniera è vero che io calcolo sempre la soluzione, però vado all'indietro facendo le chiamate ricorsive, ma ogni passaggio lo stack frame della funzione ricorsiva chiamata viene tolto dalla memoria e rimane in memoria solo la chiamata ricorsiva stessa, e così via. Quando arriva al caso base c'è una sola funzione ricorsiva nello stack, questa termina e restituisce il controllo al programma chiamante. Quindi la ricorsione in coda è un caso interessante perché ci permette di scrivere un algoritmo in forma ricorsiva, ma di avere l'efficienza di un algoritmo scritto in forma iterativa. Giusto per capirci, secondo voi il fattoriale è un caso di ricorsione in coda o no? Che ve ne sembra? Ragazzi, questo non è un caso di ricorsione in coda, perché la soluzione al passo n-1 non è la soluzione. Per costruire la soluzione al passo n devo fare questo prodotto. Allora, necessariamente, nel caso del fattoriale, devo mantenere tutta la catena di chiamate ricorsive attive nello stack, perché la costruzione al passo n la faccio facendo questo prodotto. Quindi prendo quella al passo n-1, ma faccio un'elaborazione, cioè faccio questo prodotto e costruisco la soluzione al passo n. Viceversa, l'algoritmo di ricerca, se mi deve dare una risposta booleana, quello è un caso di ricorsione in coda. Quindi è un caso nel quale io programmatore scrivo in maniera molto efficiente la soluzione e la realizzazione a livello di linguaggio macchina è fatta in maniera efficiente. Molti compilatori sono ottimizzati e riconoscono le condizioni di, si chiama in inglese tail recursion, cioè ricorsione in coda, e la realizzano in maniera molto più efficiente. Quindi diciamo che un sottoprogramma ricorsivo è un programma che richiama direttamente o indirettamente se stesso. Non tutti i linguaggi realizzano il meccanismo della ricorsione. Secondo voi perché non tutti i linguaggi possono realizzare il meccanismo della ricorsione? Tanto per essere chiari, le prime versioni del Fortran fino alla versione 77 non consentivano la ricorsione. Il C++ invece sì, e anche il linguaggio C consente la ricorsione. Qual è il meccanismo fondante per poter fare una chiamata ricorsiva?
Ragazzi, la cosa sulla quale abbiamo lavorato più in questo corso è lo stack. Se non ho lo stack, io la chiamata di così non la posso fare. Tutti i linguaggi che non sono stack based non possono realizzare questo meccanismo, perché in alcuni linguaggi, per esempio, i parametri di scambio, i parametri formali, erano allocati in memoria in posizioni vicine all'entry point della funzione. Quindi io sapevo, per esempio, che una certa funzione comincia all'indirizzo 1000, allora nei byte immediatamente precedenti, 999, 998, eccetera, ci mettevi i parametri formali. All'atto della chiamata, quando io chiamo una funzione, i parametri che scambio, invece di mettere nello stack, li vado a mettere direttamente in queste posizioni. Come le conosco? Le conosco perché il nome della funzione è, come abbiamo visto con i puntatori a funzione, l'indirizzo di memoria dove comincia la mia funzione. Quindi all'atto della chiamata, se io ho questo indirizzo, posso mettere le variabili nelle locazioni immediatamente precedenti. Ma se faccio così, non posso fare ricorsione, perché se richiamo la funzione stessa, in quegli stessi indirizzi di memoria vado a mettere i nuovi parametri sovrascrivendo i precedenti. Quindi il meccanismo fondante per tutto questo gioco è che ci sia lo stack, perché nello stack, attraverso il concetto di stack frame, io posso avere attive più istanze di una stessa funzione, ma ognuna con il suo spazio specifico dei dati. L'importante è che vengono attivate in un certo ordine e disattivate in ordine inverso, di modo che lo stack è liberato in ordine inverso a come l'ho creato. In pratica stiamo dicendo che abbiamo una gestione LIFO. LIFO significa last in, first out, cioè l'ultimo che ho messo dentro è il primo che tiro fuori. Se non ho una gestione LIFO di questa struttura dati, che è lo stack, non posso realizzarlo. Gestione mediante record di attivazione. Un'unica copia del codice del sottoprogramma, ma a ogni chiamata è associato un record di attivazione diverso. In questo caso diversi record di attivazione dello stesso sottoprogramma possono essere contemporaneamente presenti nello stack. Allora, o io ho più copie della stessa funzione messe in aree di memoria diverse, allora ognuno ha la sua area dati, ma chiaramente questa è molto meno efficiente. Quello che noi è, diciamo, la via maestra è la gestione mediante record di attivazione, sarebbe lo stack frame nello stack, per fare in modo che lo stesso codice si riferisca come struttura dati a parti diverse dello stack e quindi posso tenerne più istanze attive in memoria. Allora, se guardiamo uno schema ricorsivo, questo è fatto da due fasi. C'è una fase discendente e una fase ascendente. Allora, io chiamo il fattoriale di 3. Parte la funzione fatta di 3 e quindi nello stack metto lo stack frame di questa chiamata e qui c'è la chiamata alla funzione fatta di 2. Parte la funzione fatta di 2. Nello stack, a partire dalla prima posizione libera, viene riservato spazio per la istanza fatta di 2. Richiama fatta di 1. Nello stack ci metto i dati della chiamata alla funzione fatta di 1. Stavolta è 1, io rispondo 1. Rispondo 1 mettendo il valore di ritorno nello stack e il controllo ritorna qua. Prendo questo dato che è il valore di ritorno che c'è nello stack, lo moltiplico per 2, ottengo 2 per 1, 2, il risultato lo metto ancora nello stack come valore di ritorno e il controllo passa a questa funzione qua. Qua fa 3 per 2, 6, ritorno qui, ho ottenuto il numero 6, tutto lo stack è stato disattivato, il controllo ritorna al programma chiamante. Quindi vedete, con la ricorsione c'è sempre una fase ascendente nella quale io risalgo la catena, una fase discendente nella quale torno indietro e i risultati vengono restituiti al programma chiamante. Un problema ricorsivo può sempre essere risolto in problemi iterativi. Nel caso in cui la ricorsione è in coda, abbiamo detto, è molto semplice, perché invece di fare la chiamata ricorsiva faccio un ciclo, tanto non c'è un meccanismo di ritorno.
Quando invece la ricorsione non è l'ultima istruzione, si può optare per una soluzione che preveda l'utilizzo di uno stack di supporto che permette di salvare i valori delle chiamate ricorsive tramite un ciclo, simulando cioè quello che fa lo stack di sistema. Ragazzi, queste sono soluzioni ibride, ma vi do il mio personale parere. Allora, se io devo cominciare a pensare a una formulazione ricorsiva e poi trovare la struttura dati per realizzare quel meccanismo ricorsivo mediante un'iterazione, vuol dire che l'algoritmo non si presta in modo naturale ad essere risolto in modo ricorsivo e quindi secondo me è meno efficiente utilizzarlo, ma vi ripeto, questo è il mio personale parere, ognuno guarda gli algoritmi in, come crede. Ci sono però degli algoritmi che sono formulati in termini ricorsivi che non possono essere formulati in termini iterativi e che quindi ci danno la misura di un aspetto specifico di questa tecnica, cioè l'efficienza è che io non riesco a realizzare quella cosa in termini iterativi, ma c'ho solo la soluzione ricorsiva. Il fattoriale, forma ricorsiva e forma iterativa, qua ho le chiamate ricorsive, qua ho il ciclo. Alcuni esempi, il calcolo dell'esponenziale, la lunghezza di una stringa, la ricerca del minimo, la ricerca di un valore, la verifica se le stringhe sono palindrome, l'inversione di una stringa. Questa è una tecnica particolarmente interessante, poi ve la farò vedere, guarderemo un esempio specifico su queste cose. Allora, guardiamo l'esponenziale. Allora, qui abbiamo che per calcolare l'esponenziale, se n è uguale a 1, allora abbiamo e elevato a 1 e il valore è 1. Se invece io devo fare l'esponenziale, allora io posso fare return x per l'esponenziale di n-1. Questa versione tiene solo conto di esponenziali negativi, potremmo anche provare a scriverla con valori n minore di 0. Allora, vedete, in questo caso io sto restituendo direttamente questo conto. Questa è una forma nella quale io potrei simulare il meccanismo della ricorsione in coda mantenendo in una struttura dati separata i valori, però di fatto non è una forma tipica di tail recursion, perché questa è la chiamata ricorsiva che mi restituisce un valore, ma questo valore non è la soluzione per il problema al passo n, perché devo ancora moltiplicarla per il valore corrente della variabile x. La lunghezza di una stringa, abbiamo lo stesso problema. Vedete, io qua faccio return 1 più la lunghezza, quindi comunque sto facendo un conto sull'elaborazione che ho passato al caso precedente. Notate questa chiamata qui. Vi sembra naturale questo modo di scrivere? Che cosa sta scritto qua? Questa stringa, questa funzione string len, riceve un puntatore a carattere. Che ve ne pare di questo che sta scritto qui? La capite fino in fondo? Questo modo di programmare? Oh, questo merita un attimo di riflessione. Allora, abbiamo detto che una stringa è un array di caratteri che terminano con il tappo.
Allora, essendo un array di caratteri, nel programma chiamante ci sarà da qualche parte un puntatore che, se l'ho fatto come un array allocato in maniera tradizionale, è il solito puntatore costante che contiene l'indirizzo del primo elemento. Se l'ho allocato in modo dinamico, potrebbe essere un puntatore non costante. Però c'è una variabile che io chiamo S nel programma chiamante, che contiene l'indirizzo di memoria dove comincia la stringa in memoria. All'atto della chiamata ricorsiva, poiché questo è un puntatore, io chiamo la funzione strlen e gli sto passando proprio S, cioè l'indirizzo dove comincia tutta la stringa. Ragazzi, poi scusatemi, sono un po' di errori. Questa non è una funzione void, perché vi restituisce un numero. Prima di mettervi disponibili me le controllo. Ci sono un po' di errori di battitura. Questa deve essere una funzione int, perché questa funzione mi deve restituire il valore intero corrispondente al numero di caratteri della stringa. Allora, io posso dire che la lunghezza L è uguale a strlen di S, e quindi vi sto passando l'indirizzo dove questa stringa comincia in memoria. La funzione va a guardare str di 0, quindi nella funzione il parametro formale è un puntatore a caratteri, quindi la variabile str è un puntatore a caratteri. Quando la chiamo, io gli sto passando S, ma S chi è? È la variabile che contiene l'indirizzo dove c'è la stringa in memoria. Quindi nel parametro formale str io sto copiando l'indirizzo che sta scritto qui dentro. Quindi questo indirizzo viene scritto qua, ora questo puntatore punta anche lui al primo elemento della stringa. Str di 0 significa vai in memoria a questo indirizzo e prendimi questo elemento qua. Mo, se questo è il tappo, allora io posso rispondere che la stringa è lunga 0. Se non è il tappo, allora dico, guarda, la stringa sarà 1 più, perché questo è un carattere, 1 più la lunghezza della stringa residua. E come faccio a passare alla funzione str la stringa residua? Gli devo passare l'indirizzo di memoria dell'elemento successivo, cioè l'indirizzo str di 1. Sto passando l'indirizzo di questo elemento qua in memoria. Ora parte una nuova istanza ricorsiva, quindi c'è una nuova variabile str nella quale viene caricato questo indirizzo. Quindi questa variabile str punta qua. Quando dico str di 0 in questa chiamata ricorsiva, sto guardando il nuovo primo elemento puntato da questo array, cioè ora str di 0 è questo elemento qua, str di 1 è l'indirizzo di questo elemento qui. Quindi a ogni chiamata io sto passando un indirizzo diverso, ma poiché questi sono puntatori e sono puntatori tutti diversi perché si trovano negli stack frame di tutte le chiamate ricorsive, sto passando di volta in volta questo indirizzo in maniera del tutto alternativa. Come avrei potuto scrivere qua? Potevo scrivere str più più, perché in questo caso, oppure str più 1, perché più più avrei cambiato il valore di questa stringa. Se io scrivevo str più 1, passavo l'indirizzo del carattere successivo, e quindi questo sarebbe stato più chiaro nel meccanismo ricorsivo che si prende dall'elemento successivo. Posso scrivere ogni volta str di 1 perché a ogni chiamata cambia l'indirizzo e quindi l'str di 1 è sempre un elemento diverso. Però questa formulazione è meno chiara, quindi probabilmente avrei fatto meglio a scriverla indicando str più 1, perché così risultava più immediatamente chiaro il passaggio degli indirizzi.
funzione di ricerca del minimo ricorsiva. Allora, io ho questo vettore e ho questo numero di elementi. Allora, se n uguale a 1, il minimo è l'elemento stesso. Altrimenti, m è uguale a la ricerca, faccio una chiamata della ricerca del minimo a partire da n, gli sto passando una stringa adesso che ha n-1 elementi e ha come indirizzo l'indirizzo dell'elemento successivo di questo vettore. Ora, qual è il problema? Questa soluzione è la soluzione dell'intero problema, cioè quando scrivete questo algoritmo risolutivo, qual è il ragionamento che fate? Vi riformulo la domanda. Io ho questo vettore. Allora, io richiamo una funzione, il famoso oracolo, che mi dice qual è l'elemento minimo della parte residua del vettore. Mi seguite? A questo punto devo costruire la risposta per l'intero vettore sapendo, perché qualcuno me l'ha detto, qual è il minimo della parte residua del vettore. Come costruisco la risposta al passo n sapendo la risposta al passo n-1? Questo è quello che noi scriviamo. E in questo caso la cosa è banale, perché questo elemento che c'è in testa, l'oracolo mi ha detto qual è il minimo del vettore residuo, allora il minimo sarà il più piccolo tra questo e la risposta che mi ha dato l'oracolo. Ragazzi, questo è quello che io programmo. Io nello scrivere il programma faccio la chiamata ricorsiva, qua vedete sempre diciamo n-1 come numero di elementi del vettore, gli sto passando l'indirizzo dove comincia il vettore residuo, l'indirizzo di questo elemento qui, e mi chiedo se m è minore di v0 allora return m, altrimenti return v0. Cioè, la cosa interessante di questo algoritmo è che io non mi sono proprio chiesto come si calcola il minimo. Dico semplicemente, qualcuno è in grado di darmi la soluzione al passo n-1. Come costruisco la soluzione al passo n? Confronto il primo elemento con la soluzione al passo n-1 e scelgo, vedo qual è il minimo ed è questo che restituisco. Allora, che cosa ho programmato io? Nel mio programma ho scritto semplicemente come costruisco la soluzione al passo n, nota la soluzione al passo n-1. Ragazzi, è chiaro? E ovviamente il caso base. Per il teorema generale dell'induzione, questo meccanismo mi permette di risolvere il problema per ogni lunghezza del vettore n. In questo caso, vedete, anche a livello di occupazione di memoria, nello stack frame ci mettiamo poca roba, perché il vettore è allocato una volta per tutte nel programma chiamante. Qua io che sto passando? Soltanto gli indici. Sto passando l'indirizzo via via degli elementi residui, quindi passo un indirizzo e passo una lunghezza. La prima volta, se il vettore è n elementi, ti passo n-1 e questo indirizzo qua. Poi ti passa n-2 come un numero di elementi e questo indirizzo qui e così via. Questo è un caso ovviamente di ricorsione non in coda, perché una volta che ho calcolato il risultato al passo n-1 devo scrivere, vedete, questo è un algoritmo. Questo è il modo in cui costruisco la soluzione al passo n, nota la soluzione al passo n-1.
funzione di ricerca di valore ricorsiva. Allora, se il valore che sto cercando è quello è in testa, va bene, altrimenti io lo vado a cercare nella parte residua del vettore. Qui sto usando l'aritmetica dei puntatori. Qua è sempre n-1, non so perché sono saltati una serie di simboli. Asforto, lo ricontrollo prima di rendervelo disponibile. Questo è quello che abbiamo visto anche ieri ed è una forma molto semplice. Il caso delle stringhe palindromi. Allora, una stringa è palindroma se è uguale letta nei due versi. Per esempio, Anna, Radar, Aso Rosa, sono esempi di stringhe palindromi. Allora, qual è il caso base? Una stringa è palindroma se ha un solo carattere, è composta da un primo ed un ultimo carattere uguali che racchiudono una stringa ancora palindroma. Beh, allora, qui qual è il meccanismo ricorsivo? Allora, io vado a guardare se la prima e l'ultima e l'ultimo carattere della stringa sono uguali. Se non sono uguali, dicono la stringa non è palindroma. Se ha un solo carattere è certamente palindroma. Se non sto in questi due casi, io posso rispondere: guarda, richiamo ricorsivamente la funzione palindroma passandogli cosa? Una stringa dove ho ridotto la posizione del primo e ridotto la posizione dell'ultimo, quindi sto scendendo di due caratteri alla volta. Andando in questa maniera, a un certo punto, troverò che o se ha un numero pari di caratteri avrò una stringa di due caratteri e quindi quella o è palindroma, poi la richiamo con una stringa vuota e quindi mi fermo. Se invece è dispari, arrivo alla stringa fatta di un solo carattere e quella per definizione è palindroma. Allora, passo una stringa e gli passo il primo e l'ultimo elemento. Questi sono i due indici. Allora, se le due posizioni sono uguali, ragazzi, se le due posizioni sono uguali, allora se diciamo la stringa è finita perché la differenza tra i due indici è minore o uguale a 1, return true. Altrimenti faccio il return di questa roba qui, else return false. Cioè, se questo già non è vero, return false. Se questo è vero, vado a guardare se per caso la stringa è fatta di due caratteri, allora subito posso rispondere. Altrimenti faccio questa chiamata qui. Ragazzi, guardate com'è semplice questo codice. Vi invito a provare a scrivere la versione iterativa. La versione iterativa che cosa richiede? Un ciclo nel quale guardo il primo e l'ultimo, poi riduco gli indici, quindi devo scrivere un algoritmo nel quale faccio un ciclo, controllo gli estremi, eccetera. Guardate questa formulazione come è estremamente semplice. Vi lascerei come esercizio quello di fare l'inversione di una stringa. Questo, se ci riuscite, è una forma molto interessante. In ogni caso ce la vediamo lunedì prossimo insieme. Vi darei un suggerimento. Qual è il caso base nel caso dell'inversione di una stringa? Allora, se la stringa è vuota o se la stringa ha un solo elemento, la stringa coincide con la sua stessa inversa. Se la stringa ha più di un elemento, allora dovete ragionare
facendo l'ipotesi che il mio solito oracolo mi ha dato la stringa con un elemento in meno già invertita, come costruisco la soluzione completa avendo avuto da un oracolo la stringa residua già invertita? Questo è l'aspetto che dovete programmare. Quindi, nel fare una versione ricorsiva dell'algoritmo di inversione della stringa, dovete fare questo ragionamento. Ragazzi, invertire la stringa è una tecnica iterativa, è un po' più complicato, perché dovete andare a prendere il primo e l'ultimo elemento e invertirli e così via tutti gli altri. Quindi vedete se vi riesce in maniera semplice e intuitiva questa l'inversione di una stringa fatta con tecnica ricorsiva. Allora, adesso magari fermiamoci 5 minuti, dopodiché vi introduco l'algoritmo di merge sort, che è un algoritmo di ordinamento direttamente formulato in termini ricorsivi, e ne facciamo una valutazione qualitativa della complessità computazionale. Dico qualitativa perché per fare una valutazione matematica precisa vi dovrei introdurre le equazioni di ricorrenza e un apparato matematico un po' più pesante che probabilmente va al di là degli scopi di questo corso. Però ne facciamo una valutazione qualitativa, così avete un'idea di qual è l'idea che c'è dietro questo algoritmo e del perché questo algoritmo può essere formulato solo in termini ricorsivi, non c'è un equivalente in termini